Allora, non so che cosa fare, se darvi occasione per fare delle domande o se parlare. Quindi parlerò un po', però sono molto contento di cercare a rispondere a qualche domanda. E devo dire, è molto facile per me, perché sono sempre capace di dire non so. Allora, molti mi hanno chiesto perché è venuto, che bei colori, mamma mia, perché è venuto Yogananda all'Ovest in questo periodo per parlare di Gesù? Questa era la sua missione. E la risposta è che gli insegnamenti di Gesù, la verità è sempre uno ed eterno, non può cambiare, però la percezione può cambiare. E è arrivato adesso il tempo di dover capire l'universo e la verità in un modo più profondo. Perché, come ho dimostrato a Roma per coloro che erano lì, l'universo è così grande, 1 miliardo di galassie, ogni galassia con forse 1 miliardo, no, non 1 miliardo, 100 miliardi di galassie. È un universo incredibile. Se tu puoi credere che un uomo con una lunga barba bianca, perché è diventato bianco? In quell'età, quale secolo è diventato bianco? Ma è ridicolo. Dio deve essere uno stato di coscienza infinito, è centro ovunque, e circonferenza illimitato, non esistente. Ed è questa è la verità che prima di 2 secoli, diciamo prima, nessuno poteva capire questo. Anche in mia breve vita, che non sembra molto breve, forse a alcuni di voi, però 82 anni non sono molti. E devo dire che in questa vita un insegnante nella scuola in Inghilterra, dove sono andato, ero mandato, mi ha spiegato che tutte le stelle che vediamo fanno soltanto parte di un sistema stellare, e ha detto allora che ci sono 2 o forse anche 3 altri sistemi. Ma figurati quanto è allargato la coscienza umana in questi piccoli anni che hanno passato dagli anni 30. L'universo è troppo grande per una persona, deve essere una coscienza. E poi questo stato di coscienza, l'antichità, veramente, se tu puoi capire quanto è vecchio l'umanità su questa terra, non sembra giusto che Dio ha aspettato fino a soltanto 2000 anni fa, quando era nato Gesù. Dio, l'uomo ha conosciuto Dio molto prima. Gesù faceva parte di un gran discesa di Dio sulla terra per aiutare l'uomo per capire. Io ho detto nel mio libro Rivelazione di Cristo che i veri custodi della religione sono i santi. Non si può dire altro, perché solo coloro che conoscono Dio hanno il diritto di veramente proclamare, come ha proclamato Yogananda sulla vita di Gesù. Dio è disceso diverse volte per aiutare noi a conoscere quello che loro hanno capito. Quando i giudei hanno accusato Gesù di blasfemare perché ha detto che io e Dio siamo uno, lui ha risposto: non dicono le vostre scritture che siete tutti figli di Dio? Noi dobbiamo capire che è il nostro destino. Però se tu puoi pensare a una vita solo, allora forse non c'è speranza. Ci vuole tutta una vita forse per superare un'abitudine, un atteggiamento molto forte come essere ubriaco. Ci vuole molte vite per diventare così aperto a tutti, che tu ami anche il peccatore, tu ami tutti,
perché vedi che Dio è lì. E una volta che veramente capisci che tutti noi cerchiamo la stessa cosa, alcuni pensano di trovarlo nel potere, nei soldi, nel sesso, nella fama, tutto quello. Sì, uno deve sperimentare. Dio veramente è come un gioco di carta che è un po' non onesta. Dio non era molto onesta con noi. Non ci ha dato la possibilità di capire. Noi dobbiamo per il nostro discernimento capire quanto questo non significa niente. E uno può dire un normale, diciamo, ma questo non è, qui non si trova la beatitudine. Lui ma direbbe, tu dici tu, ma io mi trovo molto più felice quando ho i soldi per comprare un nuovo divano, per esempio. La gente non può capire. Allora tu pensi che Dio ci ha fatto stupido, ignoranti, mancante di discernimento, a posto per urlarci, per buttarci nell'inferno? Ma questa è un'assurdità. Lui vuole che tutti noi, però per la nostra comprensione, non per una accettazione cieca, dobbiamo ognuno di noi capire che non voglio questo, non voglio quello. Come, non so se ho raccontato questo a Roma, perché non preparo mai un discorso, quindi dimentico tutto che ho detto dopo un discorso. Però c'era, penso che forse ho detto, perché però fa una bella storia, di un uomo nell'esercito, nella Seconda Guerra Mondiale, che andava nel campo sempre prendendo pezzi di carta, non è questo. Poi finalmente l'hanno detto, ma noi, tu devi andare al psicologo. E lui ha dato nell'ufficio il psicologo, ha preso carte della scrivania, non è questo. Finalmente il psicologo ha raccomandato che sia mandato fuori con una licenza, diciamo, medicale. E quando lo hanno dato questa carta, ha detto, è questo! Eccola! È questo che noi dobbiamo vedere. Non è questo, però tu devi capire dal centro. Non basta dire, ma io so, per esperienza mia, ci sono state cose che non potevo lasciare, non capivo come, volevo, e ogni volta che cercavo, veniva di qui. Poi cercavo di buttarlo qui, no? È uscito lì. Non è facile, ci vuole tempo per diventare santo, ci vuole tempo per arrivare al punto dove tu veramente capisci dal cuore, non voglio nient'altro che Dio. Però all'inizio, sì Dio ti voglio molto bene, però quella bella ragazza, o quel bel uomo, ma con un po' di soldi forse. E tutti, quasi tutti, quando soffrono, lamentano. Io sono arrivato al punto dove quando viene la sofferenza dico che sofferenza non esiste. È sempre una lezione per farti capire meglio. E quindi lo accetto con gratitudine. Tu puoi credermi? Non so. Però questa è la mia esperienza. Che qualsiasi cosa che mi viene nella vita dico grazie Dio. Tu sai quello che ci vuole, che io, di che ho bisogno io. Allora fai come tu vuoi tu. Io ho visto che i momenti più penosi della mia vita, e ho sofferto, tutti pensano che nessuno ha sofferto come lui, posso dire anche io. Però devo dire che ogni cosa, ogni volta che ho sofferto, dandolo a Dio, ho visto che era una benedizione. Adesso quando vado al dentista, per esempio, anni fa ho rotto un dente qui. Sono andato un dentista a Gualdo Tadino e lui ha detto, ma lei deve venire 4 volte. Prima dobbiamo uccidere il nervo, tagliare il nervo, poi dobbiamo mettere un... Un perno. Poi dobbiamo fissare quel dente. Io ho detto, ma fai adesso, non voglio venire 4 volte.
lui ha detto, ma dovrò fare senza anestesia? Va bene, fai. E lui, io penso che lui ha fatto tutto per farmi capire che dovevo avere l'anestesia, perché un po', era un po' rozzo. Però ho accettato, alla fine, quando ha tagliato il nervo, ha dimostrato a Chietani e a Paolo, e io non l'ho visto, però ero contento, non mi ha fatto niente, perché ho pensato, ma una piccola cosa, dopo pochi minuti sarà finito, allora lascialo stare. Veramente la sofferenza è sempre perché tu hai una definizione che non, le cose non devono essere così. Se tu puoi cambiare questo piccolo pensiero e dire perché no, allora tu vedi che la vita qui in Assisi, il tempo è stato brutto questo aprile. Volevamo il sole, è stato sempre pioggia, pioggia, pioggia. Allora se vuole piovere va bene. Accetta quello che ti viene nella vita, anche i tradimenti, anche tutto, e tu vedrai, se tu dai a Dio, Lui può darti una beatitudine, che ogni sofferenza ti porta alla gioia. E io dico con esperienza, non lo dico come un dogma, io lo so per esperienza, che tutto ti porta alla gioia interna, e alla fine tu vedi che non c'è niente di motivo per niente, che soltanto gratitudine. Quando uno arriva a Dio, sai che non c'è mai stato un santo nella storia umana amaro. Non c'è mai stato, nessuno è arrivato a Dio, ha detto, ma che... Tutti hanno, anche ricordandosi di tutto ciò che è successo, tutti hanno detto, ma che bello, la fine di ogni storia è un romanzo incredibilmente avventuroso, gioioso, difficile, però alla fine così gioioso che tutti dicono, ma valeva la pena di tutto. Infatti dicono, che sofferenza, perché vedono che è stato tutto un sogno. Svegliandoti in Dio. Quindi in questa intervista che ho avuto su Rai 2, però era sulla radio di Rai 2. Sì? Ok. Perché non mi hanno visto. Lei mi ha chiesto, ma... cosa dobbiamo pensare di tutto questo ateismo e persone che scrivono come Dan Brown, cose sciocche, e anticristo e tutto? Io ho detto, non è importante, noi dobbiamo fare il nostro meglio, però Dio è in carica, non dobbiamo preoccuparci. Lui che ha fatto questo mondo sa cosa fare col mondo. Non dobbiamo essere troppo preoccupati, però dobbiamo, sì, perché c'è una lotta ed è diventato molto forte in questa era, tra il buio e la luce. E noi dobbiamo essere guerrieri per la luce. Però questo significa non con spade, però con amore. Ed è questo che, alla quale io ho dedicato la mia vita. Però lei ha detto, ma cosa fare con la gente che non crede? Ha detto, lascia stare. Alcuni credono, alcuni non sono ancora arrivati al punto di capire che le cose esterne non ti danno quello che cerchi. Allora lascia, arriveranno, o prima o poi. Però il mondo deve andare e andrà. Il mondo non è per essere distrutto, però forse quasi. Devo aggiungere questo, perché siamo, io penso, all'alba di un crollo economico, io penso che siamo all'alba di problemi internazionali, di guerra e tutto. Questo viene, noi dobbiamo essere sempre distaccati. Sempre un pensiero che io ho sempre avuto, qual è la risultato più grave che posso sperimentare, che posso sostenere? E se io posso accettare quello, allora non importa,
La morte è la cosa la più che fa più paura a tutti. Allora accetta la morte, ti verrà comunque. E se tutti muoiono in un anno o in 100 anni, possiamo essere sicuri che quasi tutti su questa terra 100 anni dopo non ci saranno. Però sì, saranno. Una bimba di 9 anni mi è venuta una volta, una ragazzina, ha detto, ma quanti anni ha lei? E ha detto, ma diciamo così, che quando io avevo la tua età, tu eri una donna vecchia. Quindi, e tutti coloro che hanno sperimentato la morte e poi per caso sono tornati, tutti dichiarano che è una cosa bella. Non ti preoccupare. Io dicono che la gente di solito è molto nervoso parlare al pubblico. Io non sono mai stato, perché ho sempre sentito, ma se la gente mi pensa sciocco, allora non importa se lo sono. Se non lo sono, non importa se loro pensano. Se lo sono e loro vedono, non importa, perché vedranno la verità, quindi basta. Io non ho mai, mi sono mai sentito nervoso per quel semplice fatto. Allora le cose che tu hai, delle quali tu hai paura, pensa sempre, ma se viene, allora, e tu vedrai, è una cosa che tu puoi accettare. Allora dobbiamo sempre essere in pace. Allora, volete fare qualche domanda? Altrimenti posso ancora parlare, però voglio darvi la possibilità di fare domande. Sì, e parla alta perché sono sordo. E volevo sapere, quando uno è ammalato però... Quando uno... Cominciamo il sec. Io sì. È difficile per lui vedere il lato positivo. Ma io sono stato molte volte ammalato, anche fino forse quasi alla morte. Ho accettato, ma Dio, quello che tu mi vuoi dare, basta. E se tu dai una sofferenza per questa vita, altri 20 anni, 40 anni, 50 anni, non è molto nell'eternità. Quindi se uno può accettare, uno vede che anche la sofferenza di malattia non è tanto grande. Uno deve cercare però con carità, perché se la gente non può capire, mi ricordo quando ero giovane, avevo questo atteggiamento, però non sapevo che non era facile capire. Quindi un mio fratello discepolo ha detto che era sempre un cattivo umore, veniva nella mia camera e si sedeva, era come una nuvola nera entrata alla camera con lui. un giorno ho detto, per incoraggiarlo, ero così stupido io, ho detto, ma non ti preoccupare, non può durare più di 40 anni. Non era più una nuvola, era tutto buio per giorni dopo. Quindi uno deve avere carità e capire lo stato di coscienza di ognuno. Spesso quello che hanno bisogno è soltanto la simpatia. E da quello che... perché ci vuole... C'è uno che era in corte per essere giudicato. Il giudice ha detto, ma come ti dici? O, how do you say, guilty or not guilty? Colpevole o non colpevole? Colpevole o non colpevole? Io ho detto, signore, io prego soltanto per la misericordia. I want mercy. I plead for mercy. Ed è questo, noi dobbiamo capire che se uno vuole soltanto simpatia e amore, allora dai questo. Tu devi sempre metterti nei panni dell'altro e dire quello che può aiutare. Quando parlo al pubblico così, allora devo dire qualche cosa che sono giuste per me. Non so se sono giuste per tutti voi, però spero che sarà per alcuni di voi almeno. Ok.
Sì. Si parla tanto di 2012. Sì. Di 2012, come sì. Anno di... Sì. Lei si riferiva, quando ha parlato, di quello che ci aspetta, insomma. Sì. Ma io penso che quel... Immagino che tutti voi avete sentito questo, però c'è una profezia basata sul fatto che i Maya, il loro calendario finisce in quell'anno. E non è che il tempo umano finirà, però devo dire che sì, io penso che è possibile che ci verrà qualcosa di molto severo. Una volta nella chiesa di Hollywood, quando Yogananda stava dando la predica domenicale, stava parlando di una depressione economica che ha detto sarà molto peggio degli anni 30. Però si è interrotto e ha detto con molta forza: voi non sapete quale grande cataclismo verrà. Quindi un cataclismo è più di guerra, no? Non sappiamo e non posso dire. Però voglio dirvi di essere preparato per tutto e sapere che Dio è sempre lì e l'anima non può morire. E se tu devi continuare in un altro mondo, va bene, non importa. Quindi abbiate fede. Dicono che Padre Pio anche ha dichiarato che ci saranno 3 giorni di buio. È possibile, non so questo, però sono aperto a tutto. È pronto ad accettare tutto. Sì, altre domande? No? Sì. Volevo affermare che il 2012 non è il 2012, ma secondo il calendario Maya è il 2009. No. Hanno abbinato la calendaria Maya con la nostra. Loro non hanno detto. Cosa dice? 8 giorni, 13 mesi. Allora facciamo. Allora. Non ho mai letto questo. Se hai ragione, allora benedetto il 12, no, 2009, chissà. Ok. Però io volevo parlare sulle cose più immediate. E questo che è venuto Yogananda per dichiarare è la cosa la più interessante. Veramente, ho scritto 90 libri, però questo è in un senso il più importante che ho mai scritto. E sì, la Bhagavad Gita per lungo tempo, però per adesso. Sai, la differenza tra la Bhagavad Gita e il Nuovo Testamento è che le parole di Gesù erano ricordate, non ha ricordato lui. Erano ricordate da persone non sempre sagge e quindi ci sono cose che non erano tanto vere quanto altre cose. È una scrittura vera, ma la Bhagavad Gita era scritta da un maestro e questo dice che ogni frase contiene un insegnamento profondissimo. Quindi quel libro che ho scritto era molto importante. Io sono stato con Yogananda quando lui ha dittato quel commentario. E per la grazia di Dio, devo solo dire così, lui mi ha fatto ricordare ogni pensiero che era nel libro. E ho potuto... Perché... Allora, devo spiegare che quello che era nell'organizzazione sua non era completamente come ha scritto lui. Quindi io ho sempre voluto dire, scrivere quello che lui ha scritto. Hanno fatto dei sbagli filosofici anche. E mi è venuto così giorno per giorno, in meno di 2 mesi ho scritto quel commentario, basato sulla mia memoria di quello che ha dichiarato Yogananda. È una scrittura, è un libro molto importante, però per l'impatto di oggi il libro più importante è questo e vi dico tutti di leggerlo perché è una cosa molto pratica, basata sul buon senso e ispirante.
Io l'ho scritto con molta devozione a Gesù, perché lui era un maestro. L'unica critica che ho per la Chiesa è che la Chiesa non ha capito quanto era grande Gesù. Hanno sottovalutato la sua grandezza. Lui era onnipresente. Lui non era un uomo di 33 anni su questo piccolo palla di fango che noi chiamiamo la Terra. Lui era universale, onnipresente in tutto l'universo. Questo non può essere un uomo. Deve essere uno stato di coscienza che lui è acquistato. Lui non è venuto sulla Terra per farci vedere quanto era grande lui. È venuto per farci capire e accettare quanti siamo in potenzialità noi stessi. Abbiamo tutte le possibilità, la potenzialità di arrivare allo stesso livello ed è il nostro dovere divino. No, Gesù ha detto: cerca prima il regno di Dio e tutte queste altre cose saranno aggiunte. Cerca Lui. Questa donna sulla radio mi ha fatto la domanda sulle anime gemelle. Io ho detto: ma veramente, io non so niente di quello, però so che se cerco Dio, Lui mi darà tutto ciò che ho bisogno. Quindi cerca Dio prima. Tu vedrai che tutti i doni che vuoi dal mondo ti saranno dati. E se tu hai avuto un desiderio per la ricchezza, per questo, per quello, tutto ti verrà nel modo giusto. Non diventerai un miliardario probabilmente, però chissà, però tu avrai tutto ciò che vuoi. Invece i miliardari sono in sofferenza, in sicurezza, e sanno che tutti i loro soldi non potranno fargli evitare il cancro, altre malattie gravi. E voi sapete che ha avuto un'operazione per cancro. Hanno tolto tanto dell'intestino. E non posso dire che mi manca, però. Però al momento quando sono svegliato dall'anestesia, e sì, ho preso anestesia per quello. Però al momento che mi sono svegliato ho sentito libero di qualcosa di importante. Quindi per me è stato molto bello. Vedi, ogni cosa che succede, dobbiamo capire una cosa, che questo mondo è basato su un principio, soprattutto la dualità. Perché Dio è come un oceano senza vento, senza movimento della terra, completamente come un... mi ricordo al Mediterraneo, quando ero un bambino di 7 anni, siamo venuti dalla Romania per il Bosforo, per la Mediterraneo, e ho passato per l'Oceano Atlantico 9 volte nella mia infanzia, e in quel giorno il mare Mediterraneo era completamente come uno specchio, calma. Allora Dio è così, e quando viene il vento crea onde, però un'onda, non per quanto alto sia un'onda, ci deve essere anche un buco, una depressione per compensare. Tutto per creare questa sembranza, dico troppo lungo in India, assomiglianza di realtà. Dio ha dovuto mettere la sua coscienza in movimento. E questo movimento è la dualità. Ogni movimento in questa direzione è come vibrazione, è una vibrazione. Deve essere compensato per un movimento nell'altra direzione. Per ogni gioia nella vita ci deve essere la sofferenza. Per ogni luce ci deve essere il buio. Per ogni amore ci deve essere l'odio. Ogni cosa che ti porta fuori da te stesso deve essere compensato dall'altro lato. Una parte elevata, una parte depressa. Quindi è perciò che ogni volta che tu... Sai, dopo le guerre, tutti i romanzi sono sulla guerra
Uno penserebbe, ma perché questo? Meglio dimenticare. Però sai che anche nella sofferenza c'è una certa gioia? È vero. Pensa. Quando una donna è venuta a Yogananda, ha parlato con tanta emozione di un'operazione che ha fatto. Lui ha pensato, ma era ieri? Quando era questo? Ha chiesto a lei. Oh, 20 anni fa. Perché vivere in quello? Perché l'umanità le piace anche la sofferenza, non vuole ammettere, però è la verità. La gioia e la sofferenza sono uguali. Ognuno fa parte dell'altro. Ogni volta c'è un canto che cantavano in Messico anni fa, Bésame mucho, come se fuera esta noche la última vez. Baciami come se fosse l'ultima volta che potessimo baciarci. Quindi c'è sempre nella gioia, nella completezza, un pensiero, ma lo perderò? È vero, no? Ogni trionfo, ma domani chissà, c'è la paura dell'opposto. Ed è la verità. Più tu ti butti nel piacere, più tu troverai come dopo diventare ubriaco la sera, mattino dopo. Non posso credere che ho bevuto tanto. Ma è così. Ogni cosa è equilibrata da un'altra opposto. Quindi la mente umana non può credere, però è la verità. Se tu puoi non essere troppo preso da gioia né dolore, se tu puoi accettare tutto con una mente equilibrata, con imparzialità, tu puoi capire che niente ti tocca. E la gente pensa, questa è la coscienza umana, ma se non gioisco niente, allora la vita sarà tutto grigia. No, non è così. Più tu ti trovi dentro di te, più tu avrai la gioia in tutte le cose. E quando tu vedi un bel tramonto, è bello Dio, però non pensa come l'egoista. Ah, posso fare forse io un pittore, quadro meglio di quel tramonto. Ogni cosa che tu sei, che ti succede, tu lo porti a te stesso, porti indietro. Io posso, io non posso, lui è più grande di me, ma io sono più grande di quello. Se tu puoi evitare tutto questo, tu vedrai che tutto ti dà la gioia. Veramente, io sono stato attaccato dalle persone che hanno dichiarato che io voglio distruggerlo. Io non ero toccato da loro, è passato. E ero sempre più in gioia. Nessuno può distruggere te stesso, colui che veramente sei tu. Tu sei un'anima di Dio, non può essere sparato, soffocato, niente. Perché l'anima è oltretutto, soprattutto. E questa è la verità che dichiarano le scritture. E noi dobbiamo essere sempre equilibrati dentro di noi, non attaccati. E se succede una bella cosa, bene, però da a Dio. Se succede una cosa che non potresti pensare bella, ma da a Dio. Tu vedrai che anche in quei momenti tu avrai la gioia. Quindi questo è... Sono cose che Gesù ha dichiarato, sì, però non è facile capire, detto 2000 anni fa. Quindi era molto importante che Yogananda è venuto, anzi devo dire che lui ha dichiarato che Gesù proprio lo ha mandato all'Ovest per portare questo messaggio. Ha detto che io ho la missione di portare a galla la missione originale di Gesù, oltre le chiese, oltre le dogme, oltre i dogma, ma la verità che si può sperimentare nell'anima. Quindi quello che lui è venuto di farci capire è che l'esperienza è la cosa importante. Non basta credere. La gente ha creduto che il mondo era piatto, ma non lo è.
L'esperienza ci ha fatto capire che non è piatto. E tante cose possiamo credere. Io posso credere in qualsiasi, credere in Lui, ma non posso dire che ho fede in Lui fino a quando non è stato messo alla prova. Quando ho visto che Lui è stato sempre fedele, sempre veritiero, sempre mio amico, allora posso dire ho fede in Lui. La stessa cosa è vero con Dio. Come possiamo avere fede in Dio se non abbiamo sperimentato che Lui è sempre con noi? E veramente lo è. Anche i momenti più bui, Lui lo è. È sempre con noi. E diventa una gioia così grande che nient'altro importa. Quindi Yogananda ha parlato soprattutto della fede basata sull'esperienza. Noi dobbiamo cercare l'esperienza diretta di Dio. E quando abbiamo questo, possiamo dire sì, ho fede. Ma altrimenti credere non basta per niente. Quando ero bambino, in Ploiești, in Romania, mi hanno portato alla chiesa anglicana e mi hanno battezzato. Cosa significa questo? Era ignorante, non parlavo inglese né romeno, non capivo che cosa stava succedendo. Immagino che ero molto furibondo di avere questa acqua buttata su di me. E però la Chiesa ha pensato, ma allora dobbiamo confermare questo all'anno 13-12 e dire che il Vescovo ti ha confermato che tu sei cristiano. A 13 anni non potevo sposarmi, non potevo votare, non potevo andare alla banca e prendere prestito, ma potevo dire che do la mia anima per l'eternità a una cosa in quale credo. Ridicolo! Uno deve sperimentare per diventare un vero cristiano. Non basta dire io sono cristiano, tu devi esserlo nel cuore. Io ho incontrato santi in altre religioni che sono molto più cristiani da tanti quanti che vanno alla chiesa. No, quello che tu sei nel cuore, una volta che tu ami Dio con tutta l'anima, tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza, allora tu puoi dichiarare che sei cristiano. Però essere cristiano è questo punto che ho fatto molto chiaro nel mio libro. Non c'è cristianesimo, giudeismo, islam, induismo, no. Esiste in tutto l'universo una religione che si chiama in India Sanatan Dharma, la religione eterna. Cioè questo semplicemente, che Dio ci ha buttato fuori, ci ha emanato da Lui. E il nostro destino e il nostro dovere è capire come essere riassorbito in Lui. E tutti coloro che sono arrivati a questo punto sono i veri santi. E questi santi possono essere in qualsiasi religione, però sono loro solo i veri cristiani, i veri hindu, i veri tutti. Quindi, quando io spero molto che voi potete leggere questo libro, ho sentito dire che è tutto esaurito già, però ristamperemo. L'ho scritto con tutto il mio cuore. Devo dire, molto contento di quello. Ho cercato con buon senso di dichiarare quello che volevo dire con un cuore pieno. Allora, altre domande? Allora, devo dire una cosa più, che sono molto felice stare qui con voi e vedervi sinceri e ricercatori. Grazie di essere venuti. Okay.